Bezzini confermata la guida dell'assessorato alla sanità. L'aula stoppa la mozione della Lega e rilancia con una commissione speciale sulla campagna di vaccinazione. Nell'opposizione, voto contrario di Fratelli d'Italia. Ci sarà ancora Simone Bezzini a guidare l'assessorato alla sanità. Il Consiglio regionale ha respinto con 25 voti contrari e 16 favorevoli la mozione di sfiducia nei confronti dell'ex presidente della provincia di Siena. A presentare l'atto era stata la Lega, accusando l'assessore della cattiva gestione della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, soprattutto per quanto riguarda la fascia degli over 80, dove la Toscana è una delle regioni che ha il numero più basso di dosi somministrate. Pur non chiedendone direttamente la testa, lo schieramento di Salvini ha attaccato anche il presidente regionale Eugenio Giani, che però ha difeso l'operato della giunta, confermando la data del 25 aprile come termine per coprire tutti gli over 80 con la prima dose. Anzi, il governatore ha sottolineato come la Toscana sia tra le regioni più avanti con la vaccinazione degli over 90. È la prima esperienza per tutti, voi pensate anche come viene vissuta a livello non nazionale, internazionale. AstraZeneca, quello che è il vaccino più usato, all'inizio si configurava come un vaccino da usare negli under 55, ovvero sotto i 55 anni. Poi addirittura per 3 giorni ha bloccato tutto. Ora si sta consegnando di usarlo, avviene in alcuni paesi europei, negli over 65, nel sopra 65 anni, per le trombosi che può provocare, sono casi del resto molto rari, ma insomma nelle persone più giovani. Quindi è una situazione che spesso fa cambiare, diciamo, gli indirizzi in corsa proprio perché inesplorati. Noi stiamo pensando soprattutto a lavorare, a fornire più vaccini possibile nel modo migliore. E oggi la Toscana sta colmando quello che poteva apparire un ritardo negli over 80. Il 25 di aprile abbiamo programmato tutto e abbiamo le assicurazioni delle dosi per coprire con prima dose tutti coloro che sono appunto anziani over 80. Ma già vediamo che attraverso i medici di famiglia, che io ringrazio di cuore per il lavoro che fanno, a differenza di altre regioni, noi garantiamo di più quello che sono gli over 90, perché i medici di famiglia, andando a selezionare, non si trovano di fronte casualmente le persone, quindi prima fanno le persone più anziane e vengono giù scientificamente fino a coloro che hanno 80 anni. Ma contemporaneamente vi è tutto il lavoro che stiamo facendo con AstraZeneca fra coloro che sono fra i 70 e i 79 anni. Siamo ormai al 25% della prima dose, più di 100.000 persone sui 410.000 con questa età in Toscana, e in questo ci collochiamo fra le prime 3 regioni come somministrazione. La bocciatura della mozione non è stata presa dalla Lega come una sconfitta, perché il pressing dell'opposizione un risultato l'ha comunque prodotto. È passata la proposta di istituire una commissione speciale per il sostegno, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Il nuovo organismo ha avuto il via libera a maggioranza, con il solo voto contrario di Fratelli d'Italia. Lo strumento ha trovato il plauso di Forza Italia, con Marco Stella che si è augurato il pieno funzionamento. Per quanto riguarda il no della forza guidata da Giorgia Meloni, le ragioni vanno ricercate nello stop alla commissione d'inchiesta proposta da Fratelli d'Italia, che ha visto anche l'astensione della Lega. Parere favorevole in entrambi i casi è arrivato dal Movimento 5 Stelle, con Irene Galletti che ha sottolineato come la commissione speciale sia uno strumento per alleggerire la commissione sanità e non per commissariarla. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale, per ottenere
ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini, perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Giani di quelli che sono stati i servizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi era un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Ieri il voto in consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto, in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i super fragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al gratta e vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene, ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella commissione le nostre proposte e siamo orgogliosi di dire che le proposte di Forza Italia sono state accettate anche in questi mesi ed hanno contribuito ad accelerare il percorso vaccinale ed anche a migliorare quel percorso vaccinale, perché come Forza Italia abbiamo chiesto la vaccinazione quando ci saranno le dosi 24 ore su 24. Abbiamo chiesto che coloro che hanno avuto un tumore e sono ancora oggi in follow up, cioè nell'arco dei 5 anni, possano vaccinarsi. Fino ad oggi era possibile soltanto se avevi finito la chemioterapia entro i 6 mesi. Abbiamo chiesto che gli over 80 potessero vaccinarsi anche a casa. Oggi quella possibilità è diventata realtà grazie all'impegno di Forza Italia. Abbiamo chiesto la possibilità di vaccinare i dipendenti nelle fabbriche. Oggi è possibile farlo grazie anche all'impegno di Forza Italia. Saremmo non onesti se dicessimo che la Regione è la maggiore responsabile rispetto alla vicenda vaccini e rispetto alle criticità che sono emerse in questi giorni, in queste settimane. Saremmo però altrettanto disonesti se pensassimo che la Regione non ha responsabilità. Noi abbiamo non solo criticato la Regione Toscana, come Fratelli d'Italia abbiamo fatto le proposte. Innanzitutto, da novembre stiamo chiedendo più tracciamenti, più cure domiciliari, più posti letto, facendo anche sponda con le cliniche private. Abbiamo detto che il piano vaccinale del 23 dicembre presentato alla Regione Toscana era molto superficiale e inadeguato. Abbiamo detto che altrettanto lo era il piano che la maggioranza ha presentato il 23 febbraio. Non ci siamo limitati a quello. Abbiamo presentato una nostra proposta perché riteniamo che i 3 punti fondamentali per poter fare una seria campagna vaccinale siano decidere chi riceve il vaccino, chi lo inocula e dove viene inoculato. Su questi 3 punti fondamentali c'è stata troppa incertezza. Per questo abbiamo criticato la Giunta Giani, abbiamo criticato l'assessore Bezzini, al quale abbiamo fatto le domande ben precise. Chi riceverà il vaccino in quali tempi? C'è un cronoprogramma? Bezzini non ci ha risposto. Quante persone e quando riceveranno il vaccino presso il proprio domicilio? A queste persone gliele abbiamo comunicato? Quante sono? Risposte non ce ne sono state. La sfiducia
fiducia che voteremo all'assessore Bezzini è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata dai tagli alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini. Vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione. Toni totalmente differenti nelle fila della maggioranza, che ha fatto quadrato attorno all'assessore. Vincenzo Ceccarelli, del PD, pur sostenendola, ha espresso il proprio scetticismo sulla commissione speciale, mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha difeso l'operato della Giunta, evidenziando come il processo per la situazione deve riguardare tutta la politica. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni, sperando che le dosi arrivino in numero molto più copioso di quelle che invece ad oggi ci stanno fornendo. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte, quelle di poter dare poteri speciali a questa commissione anche in termini di indagine, possibilità di andare ad approfondire, supportare, dare sostegno e migliorare l'attività della vaccinazione, un supporto che arriva con maggioranze e opposizioni che si ritrovano unite fondamentalmente in un atto largamente condiviso, non da tutti. Fratelli d'Italia ha scelto di non dare questo contributo, però visto la Lega, Fratelli di Forza Italia, ovviamente Italia Viva, Partito Democratico e 5 Stelle darsi una mano, cioè non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò dare mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia. Saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare a una vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena lasciandosi alle spalle la pandemia. Quindi ecco, io credo che sulla vaccinazione si gioca tanto del futuro di tante persone, non tanto il futuro del destino dei politici toscani, quanto il futuro del destino di tanti cittadini. E su questo ho chiesto di mettersi, di fare un passo indietro anche alla maggioranza, di fare un passo avanti all'opposizione e provare a lavorare insieme. E credo che insomma che l'atto del Consiglio regionale che io avevo proposto sia stato approvato, credo che sia un atto importante che veramente segna anche un cambiamento, un metodo nuovo per lavorare insieme.